Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime. Allora, era da tantissimo che non dicevo questa frase, perché voi magari in realtà avrete visto che pubblicavo video due alla settimana come al solito, però la verità è che è quasi un mese che non registro dei nuovi video, perché appunto ho dovuto fare il trasloco, poi ho finito gli esami dell'università, sto adesso anche forse cambiando lavoro, quindi sono successe una serie di cose che non mi hanno permesso di registrare nuovi video, ma non vedevo l'ora proprio di registrare questi nuovi video in questa nuova casa. Quindi spero che l'audio sia a posto, perché vedo la barra del microfono che è particolarmente bassa e c'è come una specie di eco in questa casa. Dovete sapere che mi sono appunto trasferito in questa nuova casa. Se volete magari vi farò un tour, è molto bello perché è molto grande, quindi finalmente potrò dedicare un'intera stanza tutta per YouTube e non so ancora come addobbarla, però poter vivere in una casa di 100 metri quadri a Tokyo è quasi un sogno per me. Quindi veramente sono molto felice che questa cosa sia possibile. E che dire, allora il video di oggi è un video un po' particolare, perché è un video sì true crime, però è un crimine, diciamo, che non riguarda il Giappone, però che riguarda sicuramente il mondo dell'influencer e come magari una persona può apparire in un certo modo, può vendervi un certo lifestyle e poi sotto sotto essere una persona completamente diversa. Oggi andremo a parlare di Belle Gibson. Non so se alcuni di voi hanno già sentito parlare di questa influencer. Ho cercato in italiano e ho visto che nessuno aveva mai realizzato un video su questa influencer, ex influencer anzi direi, e strano, perché è veramente un personaggio che ha fatto molto discutere negli ultimi anni per una truffa che ha fatto. Però non voglio già spoilerarvi quello che ha fatto, ne parleremo insieme in questo video. Però veramente è una di quelle storie che mi ha veramente sconcertato e spero che questa storia, non vi dico che spero che sconcerterà anche voi, però spero che possa accendere un dibattito qui sotto nei commenti. Mi raccomando, se vi piacciono questi video voi lasciate un mi piace e commentate, che mi fa sempre tanto piacere, e spero di capire un attimino che cosa ha portato questa... Vabbè, che cosa ha portato probabilmente possiamo intuirlo, però quali sono i danni e le possibili ripercussioni che questo caso può avere. In ogni caso, adesso addentriamoci appunto nel caso di Belle Gibson. Belle Gibson era questa donna, questa specie di guru che ti vendeva questo lifestyle di appunto salute e tutto un programma per raggiungere il suo livello di benessere. Era una ragazza che ha avuto un estremo successo su Instagram. Pensate che nel 2012, quando ancora la piattaforma comunque di Instagram non era così conosciuta come lo adesso, aveva già una cosa come 220.000 follower, che magari per i giorni nostri non ci sembra chissà che numero, però per il 2013 erano veramente un risultato non da poco. E quello che l'ha portata ad avere così tanto successo è stato indubbiamente la sua storia e che cosa l'ha portata a diventare questa guru influencer appunto della salute. Parlando della sua storia, lei nel 2009 si deve essere sentita, a detta sua, veramente male al lavoro e quindi stava quasi per svenire e l'hanno portata immediatamente al pronto soccorso. Quando si è trovata appunto in ospedale, le hanno fatto uno scan e hanno scoperto che aveva un tumore al cervello. Questo cancro era allo stadio terminale e le sarebbero rimaste, a detta del dottore, solamente 4 mesi di vita. Immaginatevi la paura, comunque, essere una ragazza così giovane e sentire una notizia così drammatica, cioè un giorno come un altro andate al lavoro, vi sentite male, vi portano in ospedale e finite per scoprire che avete appunto un cancro e vi restano solo 4 mesi di vita. Cioè deve essere veramente una di quelle scoperte, notizie veramente terribili. Inoltre, a seguito di questa diagnosi ha anche scoperto che era rimasta incinta. Per questo motivo lei ha smesso una qualsiasi tipo di terapia che avesse a che fare con magari la chemio eccetera eccetera, appunto per proteggere il futuro bambino che sarebbe arrivato. Belle Gibson ha quindi scelto, invece di seguire appunto questo ciclo di chemioterapia, di curarsi attraverso una nutrizione perfettamente calibrata che l'avrebbe
potenzialmente portata a essere in salute. Questo era quello che Bella Gibson credeva. E quindi voi immaginatevi che questa intera narrativa che è stata creata dietro a questa persona, del fatto che appunto nel 2013 era questo influencer e che 4 anni prima le sarebbero rimasti solo 4 mesi di vita, invece lei attraverso appunto un'alimentazione impeccabile, uno stile di vita estremamente salutare, era riuscita a curarsi dal cancro, l'ha portata a essere estremamente popolare, perché era diventata per certe persone un vero e proprio simbolo, una role model ed anche un modello da imitare. Potete immaginare come per tantissime persone che soffrono di cancro, che hanno un qualche tumore, sentir parlare di chemioterapia, diciamo che ovviamente non è un argomento probabilmente piacevole o comunque che la gente non affronta con una certa quantità di ansia, perché comunque si tratta di un trattamento estremamente invasivo che può fare veramente male e può spaventare molto, anche se in molti casi purtroppo quella è l'unica soluzione. Senza contare che comunque è vero che magari in Italia abbiamo la fortuna di avere le spese sanitarie probabilmente ci vengono rimborsate, o comunque non abbiamo questa preoccupazione in più, però immaginatevi in molti paesi come per esempio l'America, questa ragazza era australiana, comunque non so adesso come si funzioni in Australia, però lei era diventata soprattutto famosa in America. È veramente una luce in un buio, perché vi dà questa possibilità di potervi autocurare senza aver bisogno di avere un'assicurazione medica probabilmente. Questo era il pacchetto che questa donna aveva cercato di venderti sostanzialmente. Una favola che però purtroppo non si è rivelata essere del tutto vero, ma andiamo per gradi. Questa ragazza aveva iniziato a condividere tutto il suo percorso, quello che lei mangiava in un giorno, come lei affrontava le sue giornate, come lei aveva cercato appunto di guarire da questo cancro o in qualche modo riuscire a conviverci assieme. Durante questo periodo in cui lei appunto godeva di questa estrema fama, aveva anche lanciato un'applicazione chiamata Whole Pantry, un'app che era stata appunto sponsorizzata, appunto i primi finanziamenti dati dalla stessa influencer, e poi data la popolarità raggiunta da questa app è stata in seguito anche comprata da Apple. Questa app praticamente dava una serie di ricette e programmi appunto per lo stile di vita salutare, e dal momento che era un momento in cui la Apple stava anche cercando di lanciare l'Apple Watch, era anche un modo appunto per poterla integrare all'interno di questo device. E come potete immaginare, questa applicazione si è rivelata e si presentava come estremamente utile ed interessante, e proprio per questo motivo la Apple ci ha visto lungo. E bisogna dire che questa applicazione comunque si presentava estremamente bene, e tutti questi ricette che venivano condivise erano anche estremamente valide, anche se ci sono state, devo dire, un po' di controversie, perché alcune persone non si sono trovate troppo bene, perché era come se non mangiassero abbastanza seguendo questa dieta. E dal momento che voi avevate questa role model appunto che la sponsorizzava, vi faceva sentire in qualche modo forse quasi in colpa, perché insomma, se voi non state beneficiando degli stessi benefici che sta beneficiando probabilmente questa Bell Gibson, molte persone che purtroppo la seguivano pensavano di fare qualcosa di sbagliato. Però immaginatevi la combinazione di questi cibi salutari in quantità comunque ridotte, associate anche a un'attività fisica considerevole, magari per alcuni fisici può rivelarsi estremamente efficace e anche benefica, per altri no. Insomma, siamo tutti diversi, tutti abbiamo un corpo diverso, quindi è difficile veramente vendere un programma e uno stile di vita, perché stava esattamente vendendo uno stile di vita universale che possa funzionare per tutti. In ogni caso ne parlerò poi nella seconda parte del video e vi porterò degli esempi di persone che hanno avuto delle ripercussioni seguendo questa dieta, ma rimaniamo adesso concentrati su quello che è successo di lì a poco a Bell Gibson, perché penso che vi lascerà senza parole. In ogni caso, poco dopo che questa applicazione era stata lanciata, la popolarità di Bell Gibson è esplosa, è anche stata intervistata per Elle, Cosmopolitan, il suo volto era praticamente ovunque, e inoltre anche finito per pubblicare un libro, appunto un libro sulle sue ricette, che è stato estremamente promosso soprattutto in Australia e anche in America. Tuttavia qualche tempo dopo il rilascio di questo video,
le cose hanno iniziato a prendere una via un pochino più cupa. Durante questo periodo, infatti, Belle ha pubblicato un post in cui diceva che ha avuto una visita con un dottore che però purtroppo le ha dato delle terribili notizie. Diceva che purtroppo il cancro si era esteso anche nel suo sangue, nel suo cervello, nel suo utero e anche nel suo fegato, e che si stava sentendo molto male. Questa notizia è stata veramente scioccante per molte persone, dal momento che l'immagine che lei dava di sé in tutte le sue foto o anche nelle interviste sembrava quella di una donna estremamente in salute, e quindi sembrava che ci fosse qualcosa di strano. Perché diceva di sentirsi così male? Perché questo cancro, che si stava estendendo a tutte le sue parti del corpo, sembrava non aver nessun effetto sul suo aspetto? Aveva ancora i capelli, perché appunto non stava seguendo la chemioterapia, però sembra incredibile che se stesse realmente convivendo con questo cancro che non abbia avuto nessuna ripercussione, cioè sembrava almeno a livello fisico che tutto andasse per il meglio. Un giornalista rinomato in Australia ha deciso quindi di intervistare questa ragazza. Sembra che questo uomo l'ha seguita dal 2012, si era interessato alla sua storia, anche perché la sentiva estremamente vicino a lui, dal momento che la sua moglie aveva sofferto di una tipologia di cancro molto simile a quello che diceva di soffrire anche Belle Gibson. E quello che però lo lasciava un pochino sconcertato era il fatto che, avendo vissuto comunque il cancro della moglie e avendo visto che cosa l'aveva portata a vivere e quanto fosse doloroso, le sembrava incredibile che tutte queste interviste che Belle rilasciava non sembravano trasparire la stessa difficoltà che la sua moglie stava vivendo. Il giornalista ha fatto delle ricerche e è finito per trovare una ragazza molto diversa che era comparsa sulla rete 7 anni prima, che era più interessata allo skateboard. Qua vi lascio alcune sue foto. E sembrava molto diversa dalla Belle Gibson di cui vi ho parlato fino ad ora. L'unica cosa che sembrava, diciamo, avvicinare queste due personalità così diverse tra loro era un tatuaggio che appunto si era fatta questa Belle dai capelli neri, che era esattamente lo stesso tatuaggio che aveva questa Belle bionda. Un'altra cosa che era emersa era anche il fatto che questa ragazza fosse 3 anni più giovane di quello che lei diceva di essere. Quindi praticamente Belle Gibson ha detto di essere appunto 3 anni più vecchia di quello che realmente era. Quindi quando lei ha ricevuto questa diagnosi che aveva questo tumore, Belle Gibson non aveva 20 anni, come appunto all'inizio del video, ma ne aveva 17. Inoltre questa Belle dai capelli neri aveva fatto una serie di post che sembravano piuttosto sospetti. Lei aveva detto che aveva dovuto ricevere una serie di operazioni che le hanno praticamente dovuto aprire il cuore, perché aveva non so che tipo di malessere avesse, però dovevano operarla, e questo sembrava cozzare un attimino con la Belle Gibson che conosciamo adesso, perché come possiamo vedere non mostrava nessun segno di cicatrice. Quindi non si capiva perché questa ragazza avesse fatto tutti questi post dicendo che aveva subito questa operazione al cuore, quando di fatto non era vero. E la domanda che a questo punto magari molti di voi si staranno facendo è: ma com'è possibile che una ragazza comunque così famosa, perché in quel momento era seguita e conosciuta da tutti, riuscisse a creare questa sua persona e questo suo personaggio legato a delle diagnosi che di fatto, cioè, non sembra che esistessero, però non c'era nessuna certezza che lei avesse un tumore. E sembra che quello che Belle Gibson riusciva a fare era che ogni volta che aveva un'intervista sembrava riuscire un pochino a girare attorno alla domanda senza dare mai delle risposte veramente, diciamo, sincere o chiare. E questo, diciamo, è stata una di quelle cose che ha fatto un pochino dubitare della veridicità di questa ragazza da parte di questo giornalista. E in particolare, durante questa intervista, lui le ha chiesto proprio in modo molto esplicito e molto diretto se lei pensasse o meno di avere il cancro in quel momento, perché c'erano troppe cose che non sembravano, diciamo, combaciare. Lei ha detto che a quel momento non era sicura delle diagnosi del suo dottore e che quindi era ancora, diciamo, non sapeva bene che cosa le stesse succedendo. E quando le ha chiesto proprio: ma
pensi di avere il cancro adesso? Lei ha risposto no. E tuttavia, alcuni giorni dopo aver rilasciato questa intervista, ancora non era stato pubblicato l'articolo, Belle ha comunque chiamato quello stesso reporter dicendo di non far trapelare determinate informazioni, perché ci sono anche persone che magari per notizie del genere potrebbero anche scegliere di torcere la vita. Quindi praticamente Belle non è che lo ha minacciato, però ha detto che se magari questa storia uscisse, immaginatevi, voi siete un influencer sotto gli occhi di tutti, tutti vi considerano un modello da seguire per questo presunto tumore che siete riusciti in qualche modo a sconfiggere, immaginatevi se viene messo in dubbio la veridicità di questo tumore. In ogni caso, potete immaginare come questa telefonata è stata piuttosto disturbante, cioè, e anche il reporter c'era rimasto veramente senza parole. In ogni caso, oltre a questo reporter, ce n'era anche un altro che stava un pochino investigando su questa ragazza, e questo perché nel momento in cui voi raggiungete un tale livello di celebrità è difficile nascondere determinate cose, soprattutto perché c'erano tantissimi elementi della sua storia che non sembravano combaciare. Per esempio, a un certo punto lei ha detto che a 12 anni è andata a vivere da sola, è scappata di casa, poi a 15 anni stava vivendo con dei suoi amici, e anche le location dove lei diceva di essere non sembravano essere vere, cioè sembrava che ci fosse qualcosa di non del tutto chiaro. E quindi potete immaginare che se magari un giornalista annusa un possibile scoop, ovviamente va ad indagare, e così è stato. Anche il suo circolo di amicizie e conoscenti di questa ragazza hanno iniziato a rilasciare determinate informazioni, dicendo che molti di loro non credevano che questa ragazza realmente avesse il cancro. Immaginatevi per un giornalista quanto deve essere difficile riuscire a mettere le mani su magari il percorso medico fatto da una Belle Gibson, perché sarebbe un pochino difficile anche per un discorso di privacy. E quindi questo giornalista, questo secondo giornalista, ha scelto un altro approccio, ha cercato di andare un pochino ad ispezionare le finanze di questa ragazza per riuscire a capire se magari avesse usato questi soldi per delle spese mediche, perché questa ragazza diceva di fare molta charity, quindi molte operazioni per dare appunto aiuto a varie associazioni. E questo giornalista è andato a chiedere informazioni a ciascuna di queste charity, fondazioni che questa Belle Gibson diceva di aver donato. E immaginatevi che 4 delle 5 fondazioni che sono state contattate, in 4, quindi l'80%, non avevano mai nemmeno sentito parlare di questa Belle Gibson. Quindi questa ragazza che diceva di donare tutti questi soldi per la charity, in realtà charity non ne ha mai fatta. E dovete sapere che, tra l'altro, fa un piccolo dettaglio, l'unica di queste associazioni che aveva mai sentito parlare di Belle Gibson era appunto la quinta, che ha detto che si è sentito parlare di Belle Gibson perché aveva appena donato proprio il giorno prima tipo $1000. Cioè, quindi lei, che ha detto di aver donato tutti questi soldi per la carità, tutti quelli che aveva donato erano stati 1000 proprio il giorno prima, perché sembrava che ci fossero delle persone che stavano un pochino indagando su di lei, e lei, avendo immaginato o ipotizzato che magari qualcuno avesse potuto magari vedere se avesse fatto carità o meno, probabilmente un pochino per coprirsi e salvare la faccia, ha deciso di donare questi soldi. In ogni caso, quando questa storia è trapelata, tutti si sono rivoltati contro questa Belle Gibson, sia chi è magari già un suo fan e anche chi magari, sapete che quando si raggiunge un certo livello di popolarità ci sono sempre delle persone che vi odiano, e quindi se diciamo inizia un pochino a ingranarsi questa macchina del distruggere una persona, ovviamente tutti si sono mobilitati per distruggere la reputazione di questa ragazza, perché più si andava a scavare e più si andava a scoprire quello che questa donna era riuscita a creare. Belle ha cercato di fare un pochino di damage control, dicendo che in realtà il suo era un business nuovo, e quindi molte di queste donazioni erano state mandate, però ancora non era stata finalizzata la cosa, dal momento appunto che erano una nuova azienda e che quindi ci voleva un po' di tempo. Potete immaginare in ogni caso che nessuno ha creduto a queste leggende, e infatti sembra che non siano per niente vere. Nell'aprile del 2015 Belle ha fatto un'intervista con il Women's Weekly in Australia. In questa intervista ha ammesso di non aver mai avuto il cancro. Immaginatevi quanto questa notizia ha scioccato tutti, cioè la Apple ha subito cancellato la sua
partnership con questa ragazza perché non voleva più averne a che fare, anche se c'è un giornalista che ha detto di aver contattato la Apple e ha detto che non gli interessava che questa ragazza avesse mentito sul fatto di avere il cancro, gli bastava solamente che l'applicazione funzionasse, però questo non è mai stato verificato. Quello che è certo è che comunque nel giro di lì a poco, da quando è uscito questo articolo, la partnership con Apple è stata cancellata e a uno pian piano tutti i follower di Bella Gibson sono praticamente scesi, perché nessuno voleva più seguire un personaggio del genere, perché è veramente brutto, nel senso, mentire su cose così grandi. Cioè, ci sono persone che muoiono magari di tumore e tu vai a mentire e vai a giocare sulla, diciamo, salute delle persone, perché magari ci sono persone che finiscono per credere a questa ragazza, smettono magari di fare delle terapie come la chemioterapia perché vogliono seguire i consigli magari di questa role model, e magari finiscono per lasciarci le penne. Cioè, capite la gravità di queste cose? Cioè, io non riesco a capire come sia stato possibile e come abbia potuto vivere con se stessa per tutti questi anni sapendo di essere frode, sapendo di mentire alle persone. Cioè, secondo me è veramente una cosa orribile quello che ha fatto, appunto perché ha messo in pericolo tutte queste altre persone. E mi chiedo, se non fosse mai stata scoperta, se avesse continuato con il suo business, avesse continuato con la sua attività come se nulla fosse. Secondo me, se non l'avessero scoperta, molto probabilmente Bell Gibson sarebbe ancora un'influencer amata e seguita da tutti. Immaginatevi anche i follower di questa ragazza quanto si siano sentiti traditi dal vedere magari il loro role model essere una menzogna, sostanzialmente. Cioè, è riuscita a mentire per fare dei soldi del fatto che avesse un tumore. Cioè, veramente una cosa assurda. La cosa che inoltre mi sembra alquanto incredibile è come questa ragazza sia riuscita a raggiungere un tale livello di celebrità senza che nessuno fosse mai andato a vedere chi realmente questa ragazza fosse. Cioè, io dico, questa ragazza aveva articoli su major publication e nessuno è mai andato a controllare chi realmente questa ragazza fosse. Cioè, c'era un libro che usciva, una partnership con la Apple. Cioè, non vi sembra incredibile tutto ciò? Secondo me veramente in questo momento stiamo vivendo in questo mondo che non sappiamo più distinguere che cos'è reale da cosa non lo è. Dovete sapere che tra l'altro poco dopo che Cosmopolitan ha pubblicato un articolo su di lei, c'è stata una persona che ha inviato una lettera alla redazione dicendo che voi non mi conoscete, però io ho una serie di ragioni per credere che questa Belle stia mentendo. E quello che questa persona che ha scritto questa lettera ha detto è che è andato a fare le superiori con questa ragazza e si è appunto diplomato in quest'anno, che differiva dall'anno in cui lei diceva di essersi diplomata, e in più ha detto che tutto quello che lei dice era una bugia e che quindi di controllare se realmente avesse questo cancro o meno, perché gli sembrava particolarmente strana questa storia. Tuttavia Cosmopolitan non ha fatto nulla al riguardo e quindi praticamente solo dopo che questa storia è stata, diciamo, resa di dominio pubblico, Cosmopolitan ha pensato bene di ricamarci altri soldi rilasciando anche la presenza e l'esistenza di questa lettera. A me veramente sembra un pochino stupido che Cosmopolitan abbia scelto di dire dell'esistenza di questa lettera dopo che è trapelata questa informazione, perché praticamente tu hai dimostrato di non aver fatto il tuo lavoro, perché non solo hai pubblicato un articolo con delle informazioni false, ma in più hai avuto anche delle possibili persone che ti hanno detto di dubitare su determinate cose e non hai fatto niente. Quindi io voglio dire, come magazine non ci ha fatto una bella figura, secondo me, Cosmopolitan. Probabilmente a pubblicare, a dire dell'esistenza di questa lettera ci ha guadagnato di più a livello lucrativo, però a livello di immagine e di reputazione secondo me non ci ha fatto una bella figura, ecco. E tra l'altro la cosa terribile è che sembra che anche la redazione di Penguin, appunto la casa editrice che ha pubblicato il suo libro, sembra che si sia resa conto nel mentre stavano creando questo libro che questa Belle stesse mentendo, però ha scelto di non dire nulla, anche perché ormai l'investimento era stato fatto e se questa informazione fosse trapelata alla fine ci avrebbero speso dei soldi. Quindi veramente Belle ovviamente ha mentito, però è stato proprio tutto l'intero sistema che non ha fatto nulla per portare la verità a galla e che anzi ha visto bene il possibile guadagno e che quindi ha preferito mantenere diciamo determinate informazioni segrete per poter garantire un profitto. E secondo me questo è ancora più terribile, perché una ragazza che mente è grave, specie se mente, diciamo, perché una ragazza che mente mettendo in pericolo la salute di determinate persone è grave, ma sapere che ci siano intere organizzazioni come un possibile Cosmopolitan o case editrici come Penguin
Cioè, a me sembra veramente, a me ha sbalordito e mi ha anche fatto veramente paura, cioè mi sembra di essere in un episodio di Black Mirror. In ogni caso sembra che questa casa editrice, dopo che queste informazioni sono trapelate, ha scelto di donare 30.000 dollari a una di queste associazioni e di charity, anche se secondo me bene, ma non benissimo, ecco, diciamo così. E in ogni caso Belle è stata anche portata in corte, dove si è dichiarata colpevole di aver mentito su determinate cose, per questo ha dovuto pagare una sanzione come 300.000 dollari. La cosa secondo me più disturbante di questo caso, l'ho già detto prima, voglio ribadirla perché è veramente terribile, è che questa Belle era riuscita a influenzare molte persone magari che si trovavano in una situazione comunque di svantaggio, perché magari a differenza sua non stavano mentendo sul loro cancro, ma stavano veramente convivendo con questo demone terribile che è questa malattia, e hanno finito per credere ai consigli di questa ragazza, mettendo anche in pericolo la propria salute. E questo è veramente, secondo me, la cosa più terribile di questo caso. Tra l'altro la BBC ha anche realizzato un documentario in cui ha raccolto le testimonianze di 3 persone che erano delle sue follower e che hanno finito per seguire i suoi consigli, e alcune hanno veramente sofferto tantissimo per questa scelta e hanno rischiato anche di lasciarci le penne. Quindi vi consiglio di andare a vedere anche quel documentario perché fa veramente pensare. Ragazzi, questo era il caso di oggi. Io veramente sono davvero sconcertato. Quello che posso dirvi è: guardate bene chi seguite, perché veramente sembra che abbiate delle, diciamo, relazioni con le influencer o le persone che seguite. Molti di loro sono delle persone fantastiche. Io attraverso YouTube ho conosciuto veramente una serie di persone con le quali sono veramente amico. Con alcune ho relazioni più, diciamo, profonde, con altri li conosco meno. Però veramente ci sono delle persone veramente genuine. Ma ci sono tante persone in realtà che quello che vi fanno vedere su YouTube non sono quello che sono veramente. Quindi fate attenzione, e se vi danno dei consigli o se vi influenzano in qualche modo, pensate bene a se questa influenza che possono darvi su di voi sia positiva o no. Ragazzi, questo era il video di oggi. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio veramente tantissimo di aver scelto di vedere questo video e spero di vedervi al prossimo. Un saluto da Seba e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Con un elegante, che mi vuole più calare, più una cotone.